Buongiorno a tutti, oggi è sabato 23 maggio 2020. Buongiorno professore, ci troviamo qui in corso Carlo Max. Ci hanno segnalato alcuni residenti un problema. Sì, innanzitutto vabbè, ben ritrovati, ci ritroviamo dopo 2 mesi e mezzo di fermo e speriamo che la situazione possa solo migliorare da adesso in poi. Comunque siamo ripartiti in questo modo, abbiamo ricevuto delle lamentele e siamo venuti a vedere. Ecco, la situazione è questa, siamo innanzitutto in corso Carlo Marx, lì è la vecchia... Sì, lì dietro abbiamo la cupola. La cupola dove c'era fino a poco tempo fa un concessionario d'auto, qui una cabina del metano che probabilmente aveva bisogno di manutenzioni evidentemente, però dicono i residenti che è da novembre che è in piedi questo cantiere. Vediamo che cosa. Beh, innanzitutto vabbè, un'occhiata ai marciapiedi, qui passano anche dei disabili, quindi anche l'asfalto è quello che è, ci sono dei disabili che passano e dunque bisogna avere molta cura. Ecco qua, questo è il cantiere, una voragine aperta, per carità è ben cantierato, è ben delimitato, però indubbiamente rappresenta comunque una situazione che deve essere sanata al più presto, anche perché nel giro di 4-5 mesi qualunque tipo di problematica dovrebbe essere risolta. Non si sa il perché sia ancora aperto, certamente costituisce un disagio notevole. Guardate anche l'ampiezza del cantiere, un'ampiezza di qualche decina di metri quadri. Ecco, vedete, parte da qui addirittura, ma hanno detto qualcuno che all'inizio non si poteva neanche passare dal marciapiede, adesso è stato liberato il passaggio. Ecco, anche qui un'altra voragine, un altro buco, abbiamo dei chiusini che probabilmente sono tutti collegati alla cosa, al guasto principale. Probabilmente c'era un guasto o una sostituzione. Guardate anche questa aiola come è ridotta, d'altra parte era impossibile fare di meglio. Quindi cos'è che si chiede? Si chiede, va bene, visto che stiamo partendo, cerchiamo di ripartire come città, cominciamo anche a guardare quello che c'è intorno. Ci si domanda anche con la situazione di fermo di 2 mesi e mezzo, non si poteva provvedere al ripristino del cantiere? C'era una situazione di calma e di tranquillità, niente traffico, niente persone in giro, gli operai comunque e le aziende erano in funzione e lavoravano come sempre. Questa situazione poteva anche essere un attimo guardata. È gas, metano, e quindi dovrebbe essere di competenza della nostra Alegas, e quindi facciamo un appello affinché questa situazione venga, come dire, ripristinata al più presto. Lo chiediamo noi, lo chiede la città, lo chiedono i residenti. Guardate così, per inciso, anche questo triangolo di verde incolto, anche e guardate anche questo marciapiede, ecco, con pieno di forassacchi, ormai praticamente sta invadendo tutta lo spazio del marciapiede. Va bene, a questo punto siamo ripartiti di slancio e arrivederci a tutti da Svegliati Alessandria. Arrivederci.